Hai un negozio? Un business? Una rivendita? Un esercizio commerciale? 5 consigli per creare relazioni sui social media. Numero 1. Fai delle domande ai tuoi fan. Domanda loro cosa preferiscono. Chiedigli quale sarebbe un nuovo prodotto, una nuova offerta che gli piacerebbe vedere. Domandagli di tutto e di più, non farti problemi e comincia ad ascoltare veramente quello che i tuoi clienti hanno da dire. Numero 2. Eleggi il tuo migliore fan, supporter, cliente della settimana. Scegli ed eleggi almeno un cliente con nome e cognome da premiare con un tuo prodotto, un tuo servizio, uno sconto magari no, ma con un regalo reale che gli dia la possibilità di essere soddisfatto e di andarlo a raccontare ad altri. Uè Robby, ma mica posso regalare roba così? Certo che la puoi regalare, così come avresti speso quei soldi per fare una campagna su Google, su AdWords o per pagare qualcuno che ti scriveva degli annunci, quegli stessi soldi li puoi non spendere, ma investire dando via un tuo prodotto gratuitamente. Numero 3. Rispondi alle domande più frequenti che i fan ti fanno. Dove? Quando ti scrivono privatamente, quando mandano l'email alla tua azienda, quando riempiono il modulo sul tuo sito che hanno qualche difficoltà. Segnati queste domande. Pensa, chiedi, domanda ai tuoi amici. Quali sarebbero le domande più tipiche, frequenti che un cliente mi potrebbe fare? Quanto costa questo prodotto? Come si fa a restituirlo? E se poi non mi piace? E se poi non funziona? Avete altri punti vendita? E posso ordinare da casa? E via dicendo. E poi ogni mese, due mesi e mezzo, tre, fallo tornare quel post, perché la gente vuole sapere quelle cose. 4. Fai un contest, un quiz, fagli indovinare qualcosa che a loro interessi, che sia legato al tuo argomento, ma magari sia un po' gossip, un po' pettegolezzo, un po' trivia. Fagli andare a cercare, fagli andare a esplorare con il quiz che gli hai dato, che userai come opportunità per mettere in palio un prodotto, un servizio che vuoi far conoscere. Quindi premia almeno uno dei tuoi partecipanti e metti in palio e in bella luce il prodotto e l'offerta che vuoi far conoscere. 5. Metti sotto i riflettori quello che i tuoi clienti, fan e supporter dicono e fanno con i tuoi prodotti e servizi dopo averli comprati. Una volta che indossano il tuo vestito, stanno utilizzando il computer o lo smartphone che gli hai venduto, invitali a condividere e a mandarti una loro foto e mettila sotto i riflettori della tua pagina Facebook o social media preferito. Se hai un esercizio fisico e i clienti vengono da te e li incontri, fai delle foto con i tuoi clienti, fai dei selfie con i tuoi clienti, con quelli che hanno voglia di condividere un pensiero o un testimonial senza farti alcun problema. Dai un palcoscenico ai tuoi fan. Dai!